stabilito, insomma, alcune nuove risorse per le scuole, arrivano da diverse tipologie, alcune sono spesa corrente, alcune invece andranno stabilmente in bilancio. È stato un lavoro comune importante fatto con la Commissione, col Presidente della Commissione, con i capigruppo e con tutta la maggioranza. È stato un impegno condiviso, un impegno che abbiamo pensato importante per dare una risposta alle scuole. C'era grosso modo 1 milione di spesa corrente disponibile, insomma 870.000 sono andati alle scuole, no, 800.000 sono andati alle scuole, più 100.000 che invece vanno stabilmente in bilancio. Quindi sono delle voci importanti che vanno a coprire un settore che l'amministrazione ritiene di fondamentale importanza. Sono 800.000 in aggiunta in spesa corrente dell'ultimo momento, ma a queste si erano già aggiunti 200.000 sulla programmazione standard. Quindi, diciamo, vedete infatti sui fondi contro la dispersione scolastica c'era un fondo di 200.000, poi di 254 in aggiunta, più di ulteriori 350.000, quindi siamo arrivati a 814.000 euro. E quindi diciamo che tra una voce e l'altra abbiamo praticamente superato il milione di euro per le scuole in aggiunta, oltre ai 200 che c'erano stabilmente. Gli interventi sono diversificati e rispondono alle esigenze che le scuole hanno manifestato a più riprese, che la Commissione Pubblica Istruzione ha manifestato a più riprese, grazie anche alle audizioni con i dirigenti scolastici. Alcune di queste voci sono voci per le quali la competenza sarebbe di altri assessorati, ma abbiamo trovato il modo per poterle spendere in maniera rapida, e quindi impegnarli e spenderli entro l'anno, dandoli direttamente alle scuole, facendo svolgere a loro un'attività importante, delle attività importanti anche dal punto di vista della tempistica, perché fare la manutenzione del verde e passare quel mese in cui è utile, insomma, poi diventa difficile, e facendo dei bandi gestiti dal comune centralmente a volte i tempi si allungano. E quindi le voci che avete visto sono, inizio da quella che ho appena detto, sono 200.000 euro che andranno a coprire spese relative alla manutenzione del verde scolastico e lo sgombro dei materiali ingombranti, diciamo così, che sono banchi, sedie, materiali che non vengono dismessi attraverso la gara standard dell'igiene del suolo. Questi fondi vengono distribuiti alle scuole. L'impegno è di questi giorni, in realtà di ieri sera, e poi verranno distribuiti a rendiconto, naturalmente. Si tratta di una cifra importante e che viene distribuita alle scuole in funzione di alcuni parametri. Il primo, i metri quadri del verde, naturalmente, del verde, quindi non dei cortili, ma del verde, perché questa è una manutenzione, sfalcio erba, eccetera. E poi una parte, circa un terzo, viene distribuita in funzione degli iscritti e del numero dei plessi, perché quella parte, diciamo, serve anche per dismettere i materiali ingombranti, ecco. Poi c'è 250.000 euro che è un contributo sempre dato alle scuole, che poi lo spenderanno grosso modo sulla falsariga dell'anno scorso, dove abbiamo individuato, dietro segnalazione delle scuole o dietro segnalazione degli utenti e dei cittadini che arrivano, con un lavoro come dire, messo negli anni, messo in pratica dal Consiglio e dalla Commissione, abbiamo individuato già degli impianti per il gioco e per lo sport all'aria aperta nelle scuole. Nelle scuole da tempo, lo sappiamo, questo è successo anche l'anno scorso, gli impianti all'aperto erano stati manutenuti poco e niente, ed è come dire, è il primo impatto che i bambini, i ragazzi hanno quando scelgono una scuola, anche nelle giornate di orientamento, arrivano e vedono lo spazio all'aperto. E quindi noi già l'anno scorso abbiamo puntato e scelto di iniziare, magari lentamente, perché poi un impianto per scuola ogni anno, insomma, per cercare di metterli in ordine tutti. L'anno scorso ne abbiamo individuato 11, quest'anno lo stesso praticamente, uno per istituzione scolastica. In alcuni ci sono, sono per tutti sono individuati in maniera precisa, è individuato in maniera precisa l'intervento. Per alcune, per esempio, quest'anno abbiamo messo tante scuole dell'infanzia, che l'anno scorso non avevamo messo, quindi per le scuole dell'infanzia ci sono dei giochi per fare attività motorie, insomma. Invece per alcuni interventi un po' più importanti abbiamo anche stanziato qualche soldo in più, li abbiamo distribuiti in funzione dell'intervento, naturalmente. Faccio l'esempio della pista della scuola
secondaria di primo grado Tuveri, che ha una pista di atletica che però non è una semplice pista appoggiata a terra, insomma è sorretta da dei pilastri, insomma, quindi necessita di un intervento importante. Lì abbiamo stanziato qualche soldo in più, e come abbiamo stanziato sulla scuola Dante di Pirri, perché è una scuola media, sempre secondaria di primo grado, che ha già fatto domanda per diventare scuola a indirizzo sportivo, e quindi insomma, qualche soldo in più per mettere a posto un campo all'aperto polivalente. Poi ci sono i fondi contro la dispersione scolastica. Quest'anno abbiamo incrementato la quota per le scuole secondarie di secondo grado, quindi per le superiori, perché insomma, la dispersione colpisce fondamentalmente quelle scuole, e quindi abbiamo aumentato quello, stabilito una quota, diciamo, che rispecchia quella dell'anno prima per le scuole medie, e abbiamo diminuito quella delle elementari in proporzione. E poi c'è quest'altra somma che è importante, che sono 100.000 euro, che serve per garantire il servizio di assistenza di base agli alunni in situazioni complesse. Era un servizio che veniva fornito dai servizi sociali gli anni prima, però la gara adesso finirà, diciamo, col 2017, col 2018, quindi è un fondo che viene trasferito dai servizi sociali a noi stabilmente, e quindi dall'anno prossimo quel servizio lo garantiremo con un bando apposito. Insomma, sono l'assistenza di base, insomma, ai bambini con difficoltà. Insomma, questo è, insomma, il quadro di tutte le attività, che ripeto sono tutte in maniera diversa, insomma, però sono problematiche e esigenze sollevate dalle scuole, dai cittadini, insomma, in questi anni. Diciamo che c'è molto poco da aggiungere. Fondamentalmente, secondo me ci sono due aspetti da sottolineare che a mio avviso sono molto importanti. Da anni questa amministrazione, già dalla prima giunta ma anche nella seconda, ha costantemente finanziato la scuola. Costantemente, c'è stata un'attenzione costante a non utilizzare, anche ogni volta che c'è l'avanza a fine anno, sono stati tutti destinati alle scuole. Qual è secondo me l'aspetto interessante? Che combina la Cagliari sportiva con anche la Cagliari scolastica. È il secondo anno che si danno dei contributi per gli impianti sportivi, e viene fatta anche una selezione in positivo, nel senso, appunto, vengono sottolineati alcuni impianti che hanno maggiori necessità, alcuni impianti dove si è operato. Perché? Perché l'attitudine verso la scuola deve essere ovviamente prima di tutto salvare gli studenti, ossia impedire che lascino la scuola, contrastare l'abbandono scolastico in ogni modo. Come si può contrastare anche questo? Anche tramite il fatto che le scuole siano degli spazi accoglienti in ogni senso, accoglienti durante le ore di lezione, accoglienti in orario extrascolastico. Ogni volta che si fa un intervento su un impianto sportivo si rende questa scuola migliore per chi ci lavora e migliore per i ragazzi, e poi un luogo utilizzabile anche durante tutto il giorno, quindi vissuto maggiormente dal quartiere, vissuto maggiormente dagli stessi studenti. Quindi l'intervento sugli impianti sportivi, che è molto importante, che è stata un'ottima idea portata avanti dall'assessore e dall'assessorato, si inserisce esattamente in questo, e ha funzionato perché appunto le scuole hanno già agito. Poi ci siamo trovati di fronte a due problemi, come commissione, come assessore, perché appunto siamo costantemente stimolati su questo ambito, su come intervenire per la pulizia delle aree cortilizie e come intervenire anche per quelle scuole paradossalmente virtuose che cambiano, che riescono magari a trovarsi altri fondi e quindi cambiano le suppellettili e poi non riescono a smaltirle tramite il normale sistema. La cosa più semplice alla fine è stata appunto destinare dei fondi ad hoc. Perché invece di fare il bando centrale, ad esempio, per la pulizia delle aree cortilizie, ha molto più senso che ogni scuola se lo gestisca. Perché? Perché magari in determinati periodi riesce a pulirti la scuola anche con altri fondi. Abbiamo avuto appunto delle scuole virtuose che hanno ottenuto altri fondi, e mi sembra, se non sbaglio, scuola fatti bella, il bando nazionale, per cui alcuni plessi erano comunque riusciti già a operare sulla pulizia delle scuole, facendo delle pulizie radicali, potatura di alberi importanti che necessitano di molti soldi. Però il mantenimento dello stesso livello, che può essere scontato, tramite un bando fatto da lavori pubblici, diventava lunghissimo. Questa è la maniera più semplice. Infine, un ultimo aspetto per il quale erano molto preoccupati i dirigenti scolastici, era appunto l'assistenza di base per gli alunni in situazioni complesse.
non dipende, diciamo, dall'assessorato, ancora una volta dall'assessorato pubblica istruzione, perché ha maggiore attinenza con i servizi sociali, decisamente. Anche in questo caso però siamo riusciti tramite un'azione rapida, perché l'obiettivo appunto, e qui sono arrivati stimoli un po' da tutti, l'obiettivo era risolvere la situazione all'apertura delle scuole, cioè al 7 gennaio, a prescindere di chi fosse responsabilità pubblica istruzione e servizi sociali, si doveva impedire che il 7 gennaio ci si trovasse in una situazione di difficoltà per gli alunni. Si è riuscita a coprire questa situazione, poi appunto verrà fatto un bando normale dai servizi sociali e dopodiché saranno appunto spese di bilancio fisse, quindi non dovrebbe ripresentarsi questo problema prossimamente. Diciamo che è stato fatto, secondo me, e poi chiudo, ancora una volta sugli interventi che arrivano appunto nel momento di fine anno, però io inviterei a fare un ragionamento sul fatto che non sono né interventi spot, né interventi fatti in stato di emergenza, né c'è un'attenzione allo sport. C'è un'attenzione all'antidispersione da anni, cioè è una coerenza di azione dell'amministrazione, che continua a essere costante e in ascolto delle scuole. L'aspetto in più, che poi mi auguro che anche questo poi entrerà a bilancio, se ci riusciamo, è quello sui contributi per gli ingombranti e per le pulizie, ma anche su quello, tramite i fondi che abbiamo messo a disposizione, le scuole avranno un'autonomia di almeno un anno, tranquillamente, tranquillamente anche perché, come ha segnalato l'assessore, sono stati dati proprio in base all'ampiezza dei giardini, al numero degli alunni e quindi all'eventuale turnazione appunto delle suppellettili.